ancora dalle ville di Corzano, dal bar ristorante Il Ristoro, grazie a Elisa e Larissa che ci ospitano anche oggi. Oggi siamo con Jonathan Bartoletti. Buongiorno Jonathan. Buongiorno a voi. Per parlare ovviamente di palio e in vista dell'appuntamento di luglio che ormai è vicino, però prima di parlare di palio parliamo un po' di vita privata, perché vogliamo scoprire anche il lato che non si conosce, no? Poi dei Fantini. Te sei sposato, lo sappiamo da un paio d'anni, giusto? 2013. Figli ancora no? Niente. Sono in cantiere? Oppure... Tre cani. Ancora non se ne parla. Ti capita di andare a cena fuori al ristorante oppure preferisci magari mangiare a casa con gli amici? Ma senti, io ti dico la verità, tra settimana, siccome io sono solo qui a Siena perché mia moglie e la mia famiglia è di Pistoia, quindi c'è il lavoro là, loro stanno là, magari una volta alla settimana voglio a trovarli, fine, magari tra mezza settimana una sera a cena o così. Ne approfitto per staccare un'ora prima e andare là. E poi a fine settimana viene mia moglie, però di solito quando viene lei sì, si può andare magari a mangiare qualcosa fuori, però si sta volentieri anche tranquilli un po'. Tanto siamo tutta la settimana al lavoro, io tutta la settimana in giro perché cavalli, contrade, appuntamenti e tutto, fine settimana ce lo prendiamo anche un pochino di relax. Come lo vivi il rapporto a distanza con tua moglie? Ma sai, è una vita che stiamo insieme, ci conosciamo. Io penso che... Che poi i rapporti sono come uno si ricostruisce, non è perché c'è la distanza, la vicinanza, perché c'è un monte di persone, magari sono vicine e si comportano peggio, magari e vanno meno d'accordo perché sono lontane. Io penso che ognuno dà valore alle persone che ha accanto e a quel punto uno fa una scelta e la porta avanti, insomma. Senti, quando vai al ristorante oppure a cena fuori, insomma, qual è il piatto preferito a cui magari non puoi rinunciare? Ma senti, io non sono un gran mangione, la carne mi piace, cioè non è che tiro tanto al pesce, io non sono un gran mangione. Cioè io mangio perché c'è da mangiare, sì, però non sono nel senso uno che gli prende le voglie, mette tante cose, non mangio questa cosa, sto male e vanno. Io sono uno che mi adeguo un po' a tutto, diciamo. La carne mi piace molto. L'accompagni con un po' di vino oppure alcolici no? Io non bevo né vino, non prendo nemmeno il caffè, ma proprio non mi piace, non è che lo fa apposta. Io tante volte mi trovo in difficoltà perché sembra di far berbenista, ma io non mi piace questa roba. Anche a casa magari, tante volte, hai visto, ti svegli la mattina, magari è pronto il caffè, ma io non lo prendo il caffè. Sono situazioni così, sicché la mattina io... prosciutto crudo, un panino e l'acqua. No, il tè se ce l'ho in casa lo bevo volentieri. Come ti prepari a livello fisico? Te tieni molto all'aspetto fisico, non tanto all'aspetto ma quanto alla preparazione, no? Sì. Hai un programma, segui un programma particolare? Come... Ma senti, io ho sempre visto che all'inizio ho avuto delle persone dietro cioè che mi indirizzavano un po'. Poi mi è sempre piaciuto sempre muovermi, averci un po' anche cura di me stesso, perché alla fine penso che è anche nel carattere di una persona, certo. Questo è a prescindere dal lavoro che fai, quindi mi è sempre garbato, fa movimento, fa palestra, fa tutte le cose. Penso anche che il miglior medico e preparatore di te sei te stesso, perché tanto lo senti da te quando ha bisogno di una cosa o dell'altra. Io ormai diciamo che ho preso la consapevolezza di quello che devo fare, magari c'è il giorno che voglio esagerare un pochino di più, c'è il giorno che mi voglio riposare un po' di più, che non è che ce n'è tanti, ma insomma poi alla fine, perché è una malattia questa via, il palio è una malattia, se arrivi in fondo e ti vuoi allenare, ti vuoi preparare, perché almeno a me mi fa così, perché poi non vuoi avere scrupoli, non vuoi avere situazioni magari nella testa, poi ti dicono ti manca o non ti manca, quindi alla fine io mi sono sempre fatto questa preparazione, arriva ad essere giorni del palio pronto per questo appuntamento, insomma. A livello di alimentazione hai detto, insomma, niente alcolici, niente cose. Ma sai, io stando da solo l'alimentazione lavoro parecchio, perché io mi fa fare da mia moglie un piattone di gigante di riso bianco, poi lo metto in frigo e durante la settimana lo mangio. Poi la carne, fa la carne, grossi intenditori non bisogna essere, neanche grossi cuochi, certo. Perché la prendi, la metti sulla piastra e la fai. Quindi alla fine mi sono sempre arrangiato. E anche il segreto, ti dico la verità, il segreto magari di tenersi in forma è anche questo, no? Perché alla fine, essendo anche da solo, che magari in casa non le compri neanche determinate cose, ormai non ci fa neanche più caso. Poi magari se magari uno stasse in famiglia e c'è il nipote, c'è quello, c'è quell'altro, c'è il cioccolatino, il biscottino, la cosa, così non c'ho questi problemi, non c'è problemi.
Senti, a livello di ferie, questo è un periodo in cui le persone no, iniziano ad andare in ferie. Per voi invece inizia il lavoro e la concentrazione più importante, perché tra poco si corrono i pali, quello di luglio e quello di agosto. Quando è il periodo che ti piace di più andare in ferie o comunque che puoi riuscire a staccare un po'? Ma senti, io ti dico la verità, per come sono fatto io non è semplice staccare, perché io penso che questo il lavoro e uno lo deve prendere finché dura, non è che ti dura tutta la vita, quindi finché lo fai, lo fai al 100% e lo fai in tutte le maniere. Infatti c'è anche un po' il discorso tutte le volte delle discussioni, ma andiamo in ferie, non andiamo in ferie, soltanto che per come ognuno ha il suo carattere, io non fo una colpa agli altri e spero gli altri me la facciano a me, però magari è finito tutto, settembre, si fa sbollire un po' in orpaglio se è andato male, perché poi anche lì c'è un po' di tempi di sbollimento. E poi uno, sì, vabbè, tanto io non so per andare a fare grossi giri, dire la verità, ci si accontenta di poco, anche se io e mia moglie andiamo via qualche giorno al mare, si sta bene ugualmente. Poi io ti dico la verità, stando qui a Siena, essendo sempre da solo, io già quando mi trovo a casa con mia, con tutti, è già la mia un famiglia, periodo io sono già di festa. Anche se io lavoro e continuo a fare le stesse cose, per me è già festa, perché è una cosa, cioè già il discorso di una vettita fa da mangiare, una vettita fa, cioè te arrivi a casa la roba, cioè tanta roba insomma per me. Perché io già se vado a casa è così, sto già bene. Se scegli però mare o montagna? Mare sempre, tutta mare. La vita. Sì, mare, Sardegna. Sì. Ma Sardegna, io basta stare al mare. Poi a me mi piace il caldo, io sto bene quando c'è il caldo, quindi mi piace il mare. Quest'anno siamo andati tre giorni perché siamo andati tutta la famiglia, c'era un monte di persone, c'era tre pulmini, sicché siamo andati via a Pistoia tutti insieme e siamo andati 3 giorni sulla neve, non c'ero mai stato, però devo dire che è bellissimo. Ha sciato? No, ma che sciato? Io me li sono messi una volta gli sci e basta. Eppure siete spericolati, insomma, per l'attività che fate. Sì, ma non per quello, però capito, se va tutti insieme, poi magari due ti devono aspettare, a me mi garberebbe, certo, però certo. Siamo andati più a fare un giro perché non c'ero mai stato in quei posti lì, allora bello, bello davvero. Senti, social, ormai tutti... What? Noi ragazzi, però tutte le persone ormai Instagram, no, Facebook... No, io non c'ho niente. Zero? No, io sono agricolo, mi garba stare così. WhatsApp sì. WhatsApp sì, perché ce l'ho, perché mi serve, perché fa presto, manda messaggi e fa tutte le cose, però io non c'ho tutti quell'altro. Che ne pensi? No, io non le voglio. Per perché evitare... Tutto, non mi interessa, tanto io alla fine non mi interessa. Non so cose... Che io ti dico la verità, ora hanno messo fogli elettronici per fare trasporto anche dei cavalli. Ma una disgrazia, tutte le volte. Meno male c'ho questi ragazzi a scuotere, devi fare così, allora tutte le volte. Ma se no, una disgrazia. No, non è che a me proprio non c'ho passione, cioè tutti, io crescevo con questi miei amici e tutti, oh, si va a prendere, c'è il giochino nuovo dei combattimenti, il calcio, la Formula 1, io no, non è possibile, sta lì tutto il giorno davanti al televisore, no, io non è per me, io sono per stare fuori, all'aria aperta. E la sera quando torni a casa, magari sei da solo, ha mangiato, e fai la televisione? Mi metto alla TV, sì, mi metto a riguardare qualche paio, tante volte metto alla televisione, ma a me metto lì alla televisione, poi non è che duri tanto il tempo per addormentarmi, certo. Sport, calcio, niente. No, a me calcio mi è mai piaciuto. Lo facevo da piccolo perché io sono cresciuto a Pistoia in un posto in periferia abbastanza verde. E quando ho cresciuto lì a Pistoia c'è la giostra dell'Orso e c'era un signore che coordinava il Rione del Drago, un mezzo matto, però mi ha sempre voluto bene un figliolo. E sono cresciuto lì, ma lui aveva, coordinava il Rione del Drago e coordinava anche una squadra di calcio. E mi diceva, se vieni a giocare a pallone ti fa montare a cavallo, se no ti a cavallo non ci monti. Sicché io tutti i giorni mi tocca andare però andava bene, dai. Una disgrazia, sì. Senti, parliamo di palio, ormai siamo vicini, manca poco, la tratta, insomma il percorso è quasi terminato. È stato un percorso un po' difficoltoso, non tutta questa acqua. Deve iniziare più che altro il percorso, perché poi inizia dalla tratta in poi. Certo, però la preparazione è stata difficoltosa. La preparazione, le corse, per i cavalli, per tutto, sì, poi anche terreni, te ti devi immaginare che noi magari, anche se i più ormai hanno le piste, le cose, però se non ti dà tregua così e piove di continuo, anche per gli stessi cavalli, vabbè, spegniamo migliori ora, perché ancora mi sembra poi che abbia tanta intenzione di migliorare. Infatti. Senti, per te com'è andato questo percorso di avvicinamento all'annata? Io mi sono avvicinato bene, sono sereno, sono tranquillo, sono consapevole che adesso posso anche poter ambire a montare un cavallo da corsa, perché ultimamente le cose mi sono andate bene, quindi
aspetto e spero che nelle contrade dove sono vicino io capiti un cavallo, il cavallo che mi piace per poterlo montare. cosa ti cambia nella scelta? La situazione, il cavallo? A me mi cambia il cavallo che magari mi sono fatto un po' in testa, sempre ci sia, perché alla fine non so che lotto vorrà fuori, che cosa vorranno fare, tutto il resto. Però io penso che ogni fantino ha dentro di sé, si rivede nelle proprie caratteristiche in un cavallo. Se uno ce la fa a montarlo, poi è regolare, rendi il doppio. Certo. Già se te non ci va convinto di testa, tanto la nostra secondo me è tutta una questione psicofisica, perché se te puoi, sei anche fisicamente al 100%, ma la Mal di testa testa, non ti certo. connetti, non fa niente. Quindi, secondo me, già riuscire a essere in una cosa convinta è tanta cosa, tanta roba, insomma. Le contrade di riferimento, diciamo, lupa, chiocciola, montone, giraffa, sono quelle più consolidate con rapporti storici. Se non dovesse andarci un cavallo che a te ti piace, bisogna adattarsi. Vediamo, c'è anche altre contrade, c'è anche Leocorno, ci ho vinto il primo palio, è una contrada che ci posso montare, poi vediamo le altre contrade, certamente è un momento che ci sono diversi fantini di punta, quindi ognuno si è ritagliato il suo posto nelle contrade, uno deve sperare di averci un pizzico di fortuna e in una di queste contrade ci vada il cavallo. Anche perché magari un fantino di riferimento come può essere Andrea Mari, che è il fantino di Contrada del Bruco, non c'è il Bruco, quindi magari si può aprire, Sì, no, ma delle io non strade. sono mai stato per andare a rubare le entrate agli altri. Io ho sempre cercato di crearmi il mio orticello, ma per rubare le entrate agli altri non mi interessa. I rapporti che hai creato nel tempo, poi te li sei quasi tutti mantenuti, no? Perché comunque sei una persona che fa molto affidamento sulla parola e sui rapporti anche umani, no? Nel lavoro. Ma io penso che il paglio è un po' come la vita, alla fine se ti comporti bene. Diciamo al 90% le cose tornano, poi al 100% il paglio non è semplice farlo tornare, però io sono sempre, mi hanno sempre abituato così e continuo a fare così fino ad oggi. Io penso che chi monta me sa che io faccio per il giubbetto che indosso, se do una parola è quella, e spero che abbiano capito come sono fatto, insomma, a Siena, che secondo me l'importante è anche l'impronta che dai e che lasci, non è soltanto quello che fai al momento. Sicché uno cerca di impostare la sua vita anche nel modo caratteriale che è un po' nella persona, insomma. Si dice sempre, no? Il palio particolare, perché c'è tanti rivali, Ma lo sono sono tutti, tutti. esatto, lo sono tutti. Sì. Però ci sono sei contrade rivali, che ovviamente alcune con tanta fame di vittoria, quindi un palio pesante, no? Ma tanto non esistono quadri tranquilli, perché se poi ti fa per dire. Capita la contrada che ha vinto tre volte di fila, tipo per di più un C'è DTU. Che fa? Un l'occasione. rivince, un ci riprova, e il fantino sopra fa un ci riprova. Io penso che il palio è indecifrabile. Penso che. Cioè io ho sempre cercato di portargli rispetto in qualsiasi maniera. Perché poi mi sono sempre fatto l'idea nella testa, in qualche maniera poi me l'avrebbe riportato, poi magari mi sbugiarderà, però mi sono sempre comportato così, insomma, sia con le contrade che con tutti. Quando sei arrivato qua, ti aveva visto il Leocorno, se non sbaglio, che poi ha Sì. montato, ha esordito con la vittoria. Cosa pensavi di Siena, del Palio? Dove pensavi di arrivare? Con quali aspettative e speranze sei venuto? Allora, io è stata un po' dura, la battaglia, però insomma, da poi piano piano ci si è fatta. Diciamo che c'è stato un po' delle situazioni in cui c'è stato un po' da stringente da andare avanti all'inizio. Perché non mi riusciamo a di anche se mi facevo vedere tutte le volte, però non c'era mai una volta verso di trovare qualcuno che ti dasse fiducia. Poi venne Leocorno da me e mi disse se me la sentivo di provare a fare questo, di provare questo rapporto con loro. E il capitano mi disse: ti si prova fino a maggio, se poi a maggio ci sia piaciuto ti si tiene, se no tornerà a Pistoia. Era Se Fumi, giusto? era il fumo. Io a quel punto vedrai quando sei con l'acqua alla gola, ma non tanto con l'acqua alla gola, perché un pezzo di pane mi è mancato, perché io ho sempre lavorato, quindi alla Certo. fine non è che sono mai stato uno bighellone o a giro. Però l'acqua alla gola perché c'avevo questa cosa e mi garbava arrivare, però non c'era verso di muovere. Come se passa il treno tutte le volte con le porte chiuse e te ci vuoi montare sopra. Alla Problema. fine o ti butti sopra o ti butti di sotto. Sicché io ero lì per buttarmi di sotto. E poi niente, mi dà questa opportunità. Sono stato tutta la stagione lì da lui, mi aveva dato una casina lì sotto, però l'impegno, insomma, loro videro l'impegno, videro la cosa in provincia, andò quasi sempre bene.
Poi arrivo Brento che io non pensavo neanche di montarlo, ti dico la verità. Però mi disse intanto stasera fa la prima prova. Poi arrivato alla terza prova, mi sembra, non è che poi in contrada erano tutti contenti, questo glielo devo riconoscere a Luigi, perché alla Una fine scelta importante su un è cavallo in quel una modo. scelta importante, sì, quindi se magari non c'era lui non ero neanche qui adesso. Però mi disse stasera c'è da provare, bisogna che provi, e poi alla fine ho provato, tutti contenti, e poi ebbe la fortuna di vincere questo palio, insomma. E io, senti, quando ho iniziato questo lavoro, l'aspirazione mia è sempre stata di essere un fantino, arrivare a Senape e essere ricordato per qualcosa, non un fantino mettante. Quindi piano piano, diciamo, sulla strada giusta ci siamo, poi vediamo fin dove si arriva, ci si mette il punto. Io adesso ho 37 anni, però io mi sento bene, sto bene, cioè non è che mi fotto questi problemi. Quindi vediamo, non mi fo appunto aspettative, non mi metto limiti, non mi metto neanche barriere davanti. Fo quello che ho fatto fino ad oggi e si vede dove si arriva. Anche perché ora comunque scegli tra i primi, hai la possibilità di affrontare il palio in modo diverso rispetto a qualche anno fa, quando magari c'avevi da rivincere e lì, insomma, un po' di foga Sì, ma magari sai, io sono di carattere, sì, non è che poi io cambio cambia tanto. tanto. Tante volte, anche quando ora di recente ho vinto, tanti mi dicono, ma te la devi godere di più questa cosa, ma io come fogo? Cioè io sono fatto così, non è perché non mi godo le cose, perché tra un palio e un altro, come fai magari a pensare di goderti le cose, c'è cioè da pensare all'altro, gli appuntamenti e tutto il resto. Poi ognuno ti ho detto, di carattere è fatto come deve fare, magari me le godrò quando smetto, perché magari mi metto lì, riguardo paglia, ripenso a tutto, però adesso voglio fare quello che c'è da fare, E insomma. quando smette, Jonathan che fa? Va a Pistoia? Vedrai, casa mia è là, io sto bene là, per l'amor del cielo, io Siena la devo ringraziare tutta la vita, i senesi, perché se non avessi avuto loro oggi non sarei qui e non mi avrebbe dato l'opportunità di lavorare nella mia passione, quindi sono cavalli. Quindi io ringrazierò Siena a vita, non me la scorderò mai per tutta la vita, perché oggi mi ha cambiato la vita. Però ti dico, casa mia è Pistoia, tornerò là, io qualche cosina insomma mi invento, qualche cosa so fare. Diciamo che qualche cavallo lo ferro sempre. Prima, quando ho iniziato a prima di iniziare a fare questo lavoro per cercare di guadagnare qualcosa di inverno, quando sono andato a fare una cosa, quando sono andato a fare un'altra, e poi iniziare sono andato un paio di maniscalchi o tre anche a fare qualche cavallo, insomma mi è sempre piaciuto, che poi mi è servito tanto anche per questo lavoro, perché alla Certo. fine fa l'occhio a tante cose, che magari, cioè vuol dire, poi tutto ti fa bagaglio nella vita, no? Fare una cosa, fare l'altra, poi metti tutto insieme e tiri una linea. Però diciamo io non me lamento, dai, alla fine cerco di fare bagagli esperienza di tutto e poi si vedrà. Ora non ci voglio pensare No, neanche. certo. Quando si arriva e non sarà più il caso e io vedrò che dico, guarda, Giona non sei più da corsa. Piglio, saluto tutti, ringrazio tutti e torno a casa mia. E vedremo dove sei arrivato. Si starà un po' a vedere. Senti, cavalli, ce n'hai tanti a scuderia, ce n'hai tanti interessanti, perché insomma, Pathos, Cuore, Sì. Rexy, tanti nominati. Come le vedi per questa annata? Ma io li vedo, allora sono cavalli che ti premetto, ti dico, io cerco di tenerli bene perché mi piace tenerli bene, perché anche gli altri magari non sono nominati, li tengo uguali a loro, poi spero in un futuro vengano anche loro. Però io mi piace tenerli bene, stargli dietro, sistemarli per bene, lavorarli per bene. Poi tutti i cavalli hanno limiti perché c'è sempre un cavallo che va più forte del tuo e c'è sempre qualcuno magari che il giorno ti può battere nella prestazione e tutto. Però diciamo io sono contento perché sono tutti cavalli che alla fine in questi anni mi hanno dato soddisfazioni, mi hanno permesso di mettermi in mostra perché alla fine tutte le volte che vado a correre ti permettono di farti vedere. Vediamo ora se chi ci sarà, chi non ci sarà, perché col fatto che Preziosa non ci sarà, Chiaro. col fatto che alcuni c'è da vedere ora i veterinari che passeranno le previsite e poi si guarderà. Secondo me in tutti i lotti ci devono essere cavalli migliori, almeno tre o quattro, perché ti danno un riferimento. Questa è la cosa importante. Secondo me, livellare, livellare, livellare non è mai stato. Qualche punta, insomma, ci deve Ah, essere. tanto c'è sempre stata poi, perché anche nei Poi c'è fagli anche nei sempre. fagli scorsi c'è sempre qualcuno che va più forte dell'altro. Il problema è che non lo sai, perché poi insomma, ti prendono 3 giorni, non sai tante cose. Però secondo me c'è dei cavalli nuovi, anche che non hanno mai fatto il palio, che secondo me possono essere all'altezza di quegli altri. Insomma, cavalli diversi anni che fanno il protocollo, diversi anni si fanno vedere. Grazie anche poi alla fine, perché poi ci lamentiamo per la stagione, ci lamentiamo per tante cose, però secondo me sia Mociano che Monticiano servono nel senso. Poi vabbè, d'altra parte se le piste poi tante volte non sono buone, con questa stagione non c'è da fargli una colpa neanche a loro. Non è che si può Chiaro. prendere e fare una pista in un giorno, e se piove, piove, piove per tutti, però
D'altra parte è così, però insomma mi sembra che il protocollo sta facendo un bel lavoro insieme anche a questa associazione, ora si sta facendo avanti, insomma secondo me sono tutte cose importanti che alla fine ci permettono di portare questi cavalli in condizione e ci permettono a noi fantine, ai contradaioli, alle capitane, a tutti di vedere un po' cavalli tutte le volte che messo in condizioni. È importante anche il fatto, hai nominato l'associazione, che ci siano ancora proprietari che investono su, sì, una cosa che, sì, alla fine poi non ti porta niente, no? Perché è passione. Ma tanto questa è la passione del paglio, ma se te ci pensi bene, i proprietari lo fanno perché hanno la passione. Tanti fantini lascia stare ora chi va più in voga, chi va meno. Sì, però anche noi, io stesso, quando non ero nessuno, non è che te lo fa fare. Che te lo fa fare? Te lo fa fare la passione da arrivare a un certo livello, e i proprietari la passione da arrivare magari un giorno a portare il cavallo in piazza e vincerlo. Quindi qui la cosa importante è che deve partire tutto dalla passione. Poi la passione, se hai fortuna, si trasforma in un lavoro, e se hai una fortuna, rimane passione. Jonathan Bartoletti, il 2 luglio sera è vincente, una situazione vincente, e c'hai da tenere d'occhio, anzi il tuo rivale c'ha da tenerti d'occhio. Temi un killeraggio o qualcosa del genere? Ma sai, io penso che se uno è intelligente devi capire anche le situazioni. Se io sono vincente, sono un'altra, c'è un'altra rivale, è regolare, è giusto, non c'è il senso, è uno che gli devi dire di no, si guarderà poi quando siamo lì, tanto alla fine siamo tutti a cavallo e siamo tutti un uomo e un cavallo. Quindi io ti faccio il mio in bocca al lupo per questa annata, per questo palio, grazie. E grazie di essere venuto. Grazie a voi, grazie a voi.